andava fatta perché dal lunedì al giovedì fanno, il venerdì si prendono una giornata giusto per mettere a posto le cose. All'interno non è possibile fare riprese, altrimenti, sennò sarebbe stato molto bello. L'avevi ripresa da Luca? Sì, sì. Scusa, ma fallo fare sì, però a me non ti passo. Non fumare tanto qua. Dopo stare tutti indietro, tanto c'è già il piano di legno. Riesco a stare? Sì. Un po' le scatole. Un po' io al terrore. Ma siamo perseguitati in questi giorni? Da... Sì. Cioè, sono una... Quindi quando possiamo andare? Sì, possiamo andare. Allora Stefano, ti chiedo di presentarti, di dire magari perché sei a Kiev, da quanto tempo ci vivi e come diciamo sei entrato a contatto con la cultura ucraina. Sì, io sono arrivato a Kiev esattamente 2 anni fa e ho lavorato per un'azienda italiana nel settore turismo, adesso lavoro nel campo delle telecomunicazioni per un'azienda ucraina. E quindi diciamo sono facendo un po' di pendolarismo, è un anno intero che sono residente fisso a Kiev. Allora, nel tuo, diciamo, nella corrispondenza che abbiamo avuto prima di partire per questo viaggio, ci hai parlato del fenomeno un po', ci hai dato un rapporto sul fenomeno delle badanti, che diciamo è un aspetto abbastanza preoccupante per come si sta evolvendo socialmente, eccetera, eccetera, in varie situazioni. Prima di tutto, vabbè, i viaggi che comunque delle volte sono disumani, certe volte arrivano in Italia e comunque molte famiglie comunque non capiscono neanche che magari diventa uno sfruttamento quasi di persone anche a livello psicologico. Infatti ci ha anche parlato di persone che vengono qua e devono assolutamente curarsi. Poi dopo, come si parlava fino a poco tempo fa, del fatto dei permessi, dei visti, le file in ambasciata, la burocrazia. Ecco, un italiano secondo me fa fatica tuttora a capire le motivazioni per cui una badante si sposta e viene a lavorare in Italia cercando comunque di trovare un lavoro che gli permetta di comprare casa o comunque di mantenere i figli. Puoi raccontare un attimo qual è la figura della badante come a livello sociale, perché magari viene in Italia, cioè provando a spiegare magari da lontano ma da italiano alle persone che appunto magari non hanno avuto un'esperienza in Ucraina, qual è la loro vita, come si svolge? Certo, allora appunto il poter arrivare in Italia a lavorare è un po' come vincere un biglietto della lotteria, in quanto si sa la legge italiana, soprattutto il decreto Bossi-Fini, ha imposto delle quote. Queste quote, indi per cui l'Ucraina non è neanche specifico come paese, indi per cui l'Ucraina rientra negli altri paesi e diciamo la possibilità di arrivare legalmente in Italia con un visto business di lavoro, con un normale contratto di lavoro è pressoché impossibile. Indi per cui tante di queste badanti approfittano di una scusa di un visto turistico e spesso e volentieri per ottenere il visto devono addirittura passare attraverso agenzie di viaggio accreditate, comprare un viaggio di una settimana e una volta poi entrate in Italia ci sono delle agenzie che creano questi contatti, vengono poi assunte come badanti a tempo ovviamente indeterminato. Però tante di loro lavorano proprio in clandestinità in quanto così raccontato da loro nei giornali locali ucraini, sono a stretto contatto con questa persona anziana 24 ore su 24, 7 giorni su 7, cioè veramente con pochissime ore di libertà. Ed è una missione diciamo a gettone unico, quindi per cui arrivano, fanno questa missione che può durare appunto da qualche mese magari a qualche anno e poi tornano indietro nel loro paese. La maggioranza provengono dall'ovest Ucraina, che è praticamente la parte più povera dell'Ucraina. E sono praticamente famiglie, diciamo che nell'ovest Ucraina uno stipendio medio si aggira sui $60 al mese. Quindi per cui queste sono persone che vivono veramente in con dei problemi economici grandissimi, in quanto l'unica possibilità per loro è trovare un lavoro a Kiev, che è la capitale, c'è molto più business, ma come in tutti questi casi i costi sono altissimi. Un esempio, a Kiev un appartamento costa addirittura, non in centro, adesso nel 2004 costa 30.000 euro.
e in un qualunque paese dell'Ovest costa, si arriva addirittura anche a 5.000-6.000 euro, cioè una differenza notevole, è tutto proprio molto più caro, quindi per cui vedono un po' l'Italia come l'Europa in generale, un po' come il miraggio di una missione per poter guadagnare anche solo 500-600 euro e, per poter poi risolvere problemi di un'urgenza diciamo molto rilevante e immediata, spesso e volentieri magari le figlie che si sposano o magari diciamo problemi molto, molto gravi che credo abbiate visto durante il vostro viaggio. E un altro fattore è appunto che queste donne, da questo articolo che lessi su questa rivista ucraina, queste donne addirittura tornavano con diciamo un po' alcune felici dell'esperienza, addirittura hanno imparato la lingua italiana che gli può essere utile un domani, ma tante altre addirittura con gravi problemi proprio psicologici per quanto riguarda la differenza di cultura e il trattamento che hanno ricevuto, in quanto si sentivano un po' come dire in gabbia, intrappolate, in quanto erano clandestine senza permesso di soggiorno e con l'unica speranza era quella appunto di questo lavoro che hanno trovato, consapevoli che poi all'uscita tramite pullman o tramite qualcosa c'era anche il rischio di un timbro che viene fatto sul passaporto in quanto senza permesso di soggiorno e quindi addirittura un provvedimento che fa in modo che queste donne non possono più entrare nell'area Schengen per 10 anni addirittura e quindi ecco una sanzione molto grave. E quindi per cui c'era appunto in questa indagine a campione che fecero su 400 lavoratori che andavano in Italia, c'era appunto la maggior parte, quasi il 70% di badanti. Un lavoro che addirittura non... spesso c'erano anche ragazze di 22 anni, cioè non solo donne magari sul 50-60 anni, come siamo abituati noi in Italia ad avere questo stereotipo di badante ucraina, ma spesso e volentieri addirittura giovani ragazze di 22 anni che svolgevano il loro compito con una naturalezza incredibile. E altro? Cosa? La questione psicologica invece c'è. Non so se diciamo che abbiamo visto l'entroterra appunto dell'Ovest dell'Ucraina è veramente molto desolato sotto alcuni aspetti. Fare un'esperienza in Italia e ritorno qui, cioè, secondo te è un gap fortissimo dal punto di vista culturale e sociale, cioè come riescono diciamo a miscelare vabbè, la nostalgia di casa, della famiglia e anche però di vivere in una società diciamo almeno apparentemente più evoluta. Adesso siamo a Kiev, una capitale a tutti gli effetti, però magari anche qui ne si nascondono degli strati di povertà che magari nella faccia dei palazzi non si vede qui. Certo, sono dei ritorni psicologici molto forti. Mi è capitato proprio l'altro giorno, spesso vado a Boryspil per motivi di lavoro, magari anche per andare a prendere amici e conoscenti, è incredibile vedere l'arrivo di queste fortunate che arrivano magari con l'aereo, e l'arrivo magari dopo parecchi mesi o parecchi anni senza vedere la loro famiglia. Sono scene che andrebbero girate con la telecamera, di una commozione incredibile, cioè si mettono proprio a piangere all'arrivo dell'aeroporto, in quanto appunto in questa situazione di clandestinità non può neanche permettergli di fare una visita magari anche solo di una settimana o estiva per la loro famiglia e quindi tornano appunto con insomma in maniera differente magari dell'italiano che va in missione a New York, a Manhattan, ecco, e poi torna in Italia. Il risvolto psicologico, in quanto non so se ad esempio 2 anni fa, ricordo nella provincia di Bergamo, una badante è stata uccisa addirittura da un pensionato italiano, in quanto per un litigio molto stupido per una finestra aperta. No, nella provincia di Milano era successo, evidentemente poi vi do gli estremi. E quindi vi è appunto il primo commento che fanno queste donne è una specie di crudeltà e di soprattutto di un rigoroso rispetto delle leggi, quasi fanatico, cosa che come avrete visto qui in Ucraina, ad esempio semplicemente, non so, parlando di cinture di sicurezza, di elmetto nel casco, di permessi di
nella costruzione, nel cambiare un balcone, queste cose qui, ecco, vedono proprio addirittura l'Italia come la vedono, sono abituati qui a vedere film di Adriano Celentano, la vedono in maniera completamente, la vivono in maniera completamente diversa e tornano veramente con un impatto molto forte, comunque positivo, perché tornano comunque con una buona, con un buon capitale che qui in Ucraina riescono a sistemare i loro problemi più urgenti. Adesso ti chiedo invece, di fare qualche cifra, nel senso di dirci magari nelle diverse parti del paese, nella capitale, quali sono magari gli stipendi medi normali per vivere in una situazione di decenza, se così in alcuni casi si può parlare, insomma, per alcune parti del paese. Sì, appunto è incredibile, è un paese che va al di fuori delle nostre, diciamo, conoscenze o abitudini in Italia, in quanto in Italia ad esempio, non so, un caffè costa uguale a Milano come a Roma, come in tutte le parti del mondo, e qui vi sono differenze proprio di costi, di materie prime, di vita e soprattutto anche di stipendi. Posso fare un esempio, ad esempio la più famosa che è Leopoli, Lviv. E uno stipendio medio si aggira sulle 400 grivne al mese, che sono all'incirca quasi un 60-70 euro. Kiev è quella con gli stipendi più alti. Diciamo che un esempio che posso fare, un controllore dei mezzi pubblici guadagna appunto 90 dollari al mese. Un'impiegata guadagna dai 150-200 al mese. E il lavoro professionale comincia già ad aggirarsi sui 500-600 al mese. Ma vi è proprio dagli ultimi dati in mio possesso, addirittura vi è il lavoro proprio professionale, cioè persone laureate con esperienza, non c'è quel distacco come da noi in Italia. C'è praticamente un qualcosa come potrebbe essere 100 dollari in più rispetto alla ragazzina magari di 22 anni appena uscita dall'università. Ti voglio chiedere una cosa, a Ternopoli c'erano dei taxi collettivi in cui c'era questa strana regola che 5 persone, anziani, invalidi, bambini, potevano viaggiare gratuitamente nell'arco di una tratta. Queste, diciamo, regole di protezione sociale che sembrano comunque abbastanza particolari, cioè nel senso che comunque anche l'autista non è che controlla magari l'età, guarda, cioè, fa salire e via. Esistono anche in una capitale come Kiev, che comunque apparentemente sembra più occidentale? Sì, ovviamente esiste una tessera di invalidità o comunque di esenzione del biglietto dei mezzi di trasporto, questo certamente. Però ecco, per quanto riguarda l'assistenza sociale, spesso mi capita di vedere persone anziane che per andare al bazar, che sarebbe il mercatino dove fanno la spesa, prendono una vecchia sedia di casa e piano piano si trascinano autonomamente fino ad acquistare diciamo, i beni di consumo di cui hanno bisogno. Quindi per cui sì, cioè anche qui comunque a Kiev generalmente questi controllori, cosa che da noi in Italia sono spariti da penso 20 anni, e qui esistono ancora e spesso e volentieri si fidano della parola, della persona che sale sui mezzi pubblici, altrimenti i più scrupolosi fanno vedere questa tessera. Ecco. Mi avevi accennato via mail di una questione che ci volevi raccontare sulla regione Lombardia, di cosa si tratta? No, di questo no. Allora vediamo, qualche domanda tu? C'è sempre quella questione su... Cioè, secondo me sarebbe interessante fare uno studio, qualcosa sulla figura della badante più o meno giovane, detto che ce n'è anche di 22 anni, che si incontrano, cioè che vengono da un paese lontanissimo come l'Ucraina, che appunto è differentissimo dall'Italia come cultura, tradizione, e si incontrano non con degli italiani giovani come potremmo essere noi, ma con degli italiani anzianissimi, cioè che addirittura hanno bisogno di assistenza, e quindi magari già anche sclerotici, proprio per dirla, no? E quindi, cioè, chiaramente ogni caso penso che sia peculiare, però non so se, secondo te, no?
questa coppia, questa diade che si forma, badante, vecchietto, vecchietta, che non so, penso a mia nonna che non è abituata ad avere un rapporto con gli stranieri, quindi non so, va per stereotipi, no? Cioè, con lei un marocain, con lei un led, con lei un singer, no? Quindi, cioè, dopo penso nel rapporto che si sviluppa diventa interessante, invece magari il legame che si crea, la fiducia che invece si instaura, eccetera. Sì, certo, questo infatti è interessante, in quanto una delle persone, amiche che conosco qua, all'età di 22 anni è stata 10 mesi appunto in Italia a fare la badante. E così, per magari raccontare qualcosa di simpatico, la figura di queste giovani ragazze ucraine è appunto differente magari da una teenager italiana, quindi queste ragazze anche di 22 anni, soprattutto anche molto molto carine, di buona presenza, vanno a fare un lavoro come questo, cosa che credo veramente poche ragazze italiane siano in grado di farlo, così come tante cose, piccoli particolari che mi vengono in mente adesso su queste, diciamo, giovani ragazze ucraine, cioè ragazze di magari 20 anni che sono capaci di aprire e pulire un pesce in 2 minuti, cioè cose che credo, almeno per le conoscenze che ricordo io in Italia, ragazze della stessa età hanno già difficoltà ad aprire la scatolina Findus di 4 salti in padella. E soprattutto loro trovano, ma proprio tutti gli ucraini in generale, quindi anche le persone giovani, l'accudire la persona anziana come una cosa normale, che fa parte della vita, cioè proprio non entra nella loro, è difficile far entrare nella loro testa questo discorso di, prima di tutto, case di cura per anziani, case di riposo, qui non esistono. Gli anziani invecchiano a casa o in questa loro dacia, spesso e volentieri appunto la figura della babushka, quindi la della nonna, e la figura della nonnina nella piccola casa indipendente nella provincia, in tutte le province dell'ovest o comunque di tutta Ucraina, e i figli che si alternano nell'accudire, nel vedere di cosa hanno bisogno. Ma vedere proprio queste persone anziane che hanno proprio una forza di vita che è differente da persone nostre anziane in Italia, che spesso l'ultimo viaggio che ho fatto ho visto magari già donne di 65 anni accompagnate dalla Filippina o dalla tata o da una cosa del genere, che camminavano benissimo, eccetera eccetera. Qui hanno, diciamo, una specie di usanza, nel senso che la persona anziana deve accudire un animale o un cane o un gatto. Quando questa persona anziana non ce la fa più ad accudire, a dare da mangiare a questo gattino magari fuori dalla casa, praticamente è arrivato il suo momento di morte. Di per cui, diciamo, sarebbe appunto questa nota curiosa, appunto questa loro assurdità del popolo ucraino che l'hanno appunto catalogato come badante, che per loro è la cosa più semplice e più naturale di questa terra. Questa è la cosa più che fa più effetto, ma soprattutto anche nelle ragazze giovani, che è questa netta differenza. In quanto, diciamo, il paese come l'Ucraina, come tanti paesi dell'est, e vi sarete accorti, è un po' come fare un salto nel tempo di 50 anni fa. E se andate a vedere i libri di storia, l'Italia era così, era di sani principi, non c'era tutta questa diffusione, non esisteva la figura della badante, né tantomeno tutti questi hotel a 5 stelle chiamate case di cura. E quindi c'è queste persone qui in Ucraina che non sono un po' rimaste, cioè dicono: ma come, dovrebbe essere la cosa più naturale. Addirittura non fanno neanche litigi in famiglia per chi deve andare a vedere come sta la mamma, come sta la nonna. E dicevo appunto riguardo al rapporto di queste ragazze, appunto addirittura vi è anche un rapporto molto di affetto. Quando loro mi parlano delle loro esperienze in Italia, lo chiamano sempre il mio nonnino, la mia nonnina, oh, era così brava, era così cara. E questo le ragazze giovani. Tante altre invece, diciamo, dicevano sì, era veramente molto terribile, molto 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 crudele. Ma la maggior parte delle ragazze giovani no, forse perché l'esperienza, anche la possibilità di poter stare e soggiornare in un paese come l'Italia e imparare una lingua,
e quasi tutte hanno avuto un ritorno più positivo che magari donne di 50-60 anni. Ma in generale si sentono accolte dalle famiglie che le ospitano oppure comunque sentono di passare un periodo della propria vita in parte isolato? Lì diciamo un buon 60% si sente accolta. Accolta addirittura vi sono anche tante famiglie italiane che cercano di invitare nel mese di agosto le figlie magari di questa badante, cosa che poi diventa impossibile per i rapporti che ci sono con l'ambasciata italiana, in quanto magari le figlie sono ragazze giovani e belle e per ordini dati da Roma, dal Ministero degli Affari Esteri, vi è una specie di selezione, una specie di giustamente di blocco per quanto riguarda la possibilità di immigrazione clandestina o di sfruttamento della prostituzione, parlando proprio chiaramente. Quindi per cui ci sono addirittura spesso dei rapporti molto, molto stretti di amicizia, ecco, la prendono questa donna proprio come una di casa, una della famiglia. Proprio l'altro giorno ho visto addirittura un caso di una famiglia italiana che è venuta qua a Kiev a trovare la ex badante, addirittura, quindi veramente rapporti bellissimi. Purtroppo invece tanti altri sfumati un po' nelle incomprensioni, nelle tragedie, nei problemi. Un'ultima domanda che ti volevo fare è quella che in Italia comunque la gente pensa che l'ex blocco russo dell'Unione Sovietica ora sia presente invaso da delinquenti, malviventi, mafiosi e che comunque venire a visitare questi paesi sia praticamente una sorta insomma, di roulette in cui se ti capita il numero giusto bene, altrimenti finisci malissimo. Noi stessi comunque sul pullman all'andata, chi comunque non era stato da queste parti è stato terrorizzato dagli stessi ucraini parlando di una criminalità diffusissima. Perché c'è questa, cioè, alla fine nell'esperienza comunque abbiamo avuto finora, cioè, sperando che anche nel futuro prosegua così, non abbiamo visto nulla di così diverso dall'Italia o comunque pericoloso, anzi, ci siamo sentiti spesso più tranquilli. Perché c'è questo, diciamo, timore diffuso anche da parte di coloro che vengono in Italia a lavorare, che qui possa accadere di tutto ad un italiano? Sì, questo in effetti è un bel mistero. Posso dirvi che in 2 anni, ad esempio, personalmente a me non mi hanno mai rubato niente. E vi è meno criminalità che in Italia e anche negli Stati Uniti, questo anche dati alla mano, ma questo l'avete potuto vedere anche toccare con mano voi. E però appunto c'è questo quest'idea, questo pregiudizio che un paese povero sia con un'alta criminalità, mentre invece proprio questo non è vero, non è assolutamente vero. Qui, soprattutto a Kiev, che è la capitale, sono 2.600.000 abitanti, valgono le regole che valgono un po' in tutto il mondo, quindi la sera, di notte, possibilmente non girare per vie molto anguste o buie, e soprattutto quando si è metropolitana tenersi stretto il portafoglio, questo proprio in tutto il mondo. Devo dire che ad esempio una cosa diversa dell'Ucraina, soprattutto di Kiev, con l'Italia è che non vi è, non so se avete visto, non vi è accattonaggio, nel senso che vi è molta povertà, però se fate un giro nella metropolitana vedete che si improvvisano tutti i lavori possibili, tutti i business, magari vi entrano nella metropolitana, non come in Italia che dicono alla loro tiritera ho moglie, ho problemi, ho figli, voglio i soldi, ma questi entrano e dicono volete il giornale, volete, vendono addirittura batterie, vendono, non lo so, foto album, qualsiasi cosa. Così come credo avrete visto la figura che tutti si ricordano dell'Ucraina, della babushka che vende i semi di girasole. Quindi questi semi di girasole ha un costo di 25 copeche che dovrebbe essere intorno ai 6 cent a cosa del genere. Quindi per cui vi è, devo dire che vi è meno accattonaggio, tranne ovviamente magari zingari o cose del genere che non sono proprio principalmente ucraini, come esistono da noi in Italia, ma vi è proprio una specie di lotta alla sopravvivenza. Qui si inventano veramente un mestiere ogni giorno, addirittura quello più curioso è qui nel centro di Kiev, ci sono dei ragazzi con un telefono cellulare attaccato al collo con un cartello e è scritto potete telefonare per una grivna per 5 minuti.
in quanto qui in Ucraina esiste un contratto unlimited, quindi senza limite, e quindi questi fanno, investono questo capitale, fanno chiamare le persone per la strada. E un'altra cosa impressionante è vedere che in un paese come l'Ucraina esistono ancora i cosiddetti uomini sandwich, cioè persone che stanno tutto il giorno a passeggio col cartello avanti e indietro, cose che è ben difficile trovare in giro per il mondo. Quindi direi che veramente il crimine, questo pregiudizio assolutamente è una cosa che di chi non conosce bene i paesi dell'est, ma soprattutto l'Ucraina, la quale è proprio, il popolo ucraino è famoso proprio anche per la sua gentilezza, o comunque per, a differenza ad esempio del popolo russo, esattamente di Mosca, della città di Mosca. Mosca è già molto più, c'è molto più crimine. Vuoi aggiungere qualcosa sull'Ucraina, qualcosa che diciamo non si è riuscito a tirar fuori anche perché non viviamo qua, non siamo residenti appunto di questo paese in un certo senso? No, dovete. Ok, va bene. Tu hai qualche altra domanda, qualcosa? Possiamo chiudere. Cosa ti ha detto il controllore? Ha detto che è tutto dentro il pacchetto con le lenzuola, trova un pacchetto, cioè un fazzoletto, no, c'è un pacchetto di fazzoletti, un preservativo solo. Da usare internos? Da usare all'interno della cabina, all'internos. Ha detto il corridoio no, usate dentro la cabina. Poi dobbiamo aprire una succursale dell'università. A chi è? No, una successione dell'associazione di studenti. A chi è? Noi oggi abbiamo conosciuto uno stagico dell'era craxiana. Ma contentissimo di aver ritrovato lo stesso clima a Kiev. Ah beh. Tira storta così. Ah, perché lo Java è la comodità della sì, sì, diceva, ah, poi qua è stupendo perché tu poi il documento che resti un mese, mi dai la tangente, te lo dà subito. Sì, sì. Ma poi la fattura non c'è problema. Tu. Qua diciamo che è un po' come l'era di Craxi ai bei tempi, no? La Milano da bere, qua c'è la Kiev da bere. È bellissimo, diceva. Esatto. Ecco, l'ultima ripresa di Sirio dopo Chernobyl. Nel cui posto è previsto il prossimo videoclip degli U2. Adesso li scriviamo di quando torniamo a casa. Sì, Roselli sarà alla regia. Che peccato che poi dopo a pagare i tecnici. Vede. Ma ci pensa il procuratore. Vabbè, per gli U2 sì. Prima ho preso in mano una manina e mi è rimasto in mano. Mentre parlavo. Sta foto qua, vedi? Che andata a fare? Ieri con l'Anna. Fai vedere. Che può farmene vedere anche a me. Poi gli sbagli. Quante l'arco là? Ah, sono mio quante l'arco. Amiceva un cash.
30% dei bambini che erano in Bielorussia nel tempo della cosa si beccano il cancro alla tiroide. Chi te l'ha detto? Chernobyl Info. Eh? Chernobyl Info. Ti sei iscritto? No, qua, sì. Quando ti sei iscritto ieri sera? No, nel sito, sto leggendo. Ah. Cazzo. Cosa? Eh? Cosa? Il 30% se lo beccano. Ecco cos'è che... Ho un principio di tumore. Te. Buonetta Massimo. Il caffè com'era? Швидкий поїзд 232 Київ-Сімферополь відправляється з другої колії. Пасажири, будьте обережні і уважні. Un caldo. Luca non sa quali sono i pesci che si somigliano di più. Sono identici. Sono tutti, ci sono te già. Ma voluto sapere anche perché. Perché? Perché? Perché sono identici. Marcelo va a nascondere la testa. Beh, adesso vi dico io un gioco da fare. Questo è brevettato, non lo puoi diffondere via etere su Telestore. voglio i diritti di copyright. E qual è? Che gioco è? Che gioco è? Ho messo la borsa dove dormo e l'ho appoggiata. Certo, tirato il sotto. Meno male che Silo sta dormendo. Per me. Allora sai cosa faccio? La metto qua. Prima era qua dove dorme Sirio comunque. Aspetta. Sirio quella borsa lì è radionucleizzata. Una partita. L'ho bussata in Claire banca. A Chernobyl. Vabbè, tanto se la porti in treno non muori, cioè. Una simpatica battuta che c'è stata. Abbiamo letto sulla guida di Ken, diceva che dopo lo scoppio, il disastro della centrale di Chernobyl, a Kiev c'erano tre tipi di omosessuali, quelli passivi, quelli attivi e quelli radioattivi. È una barzetta molto carina. Sicuramente una notizia da scrivere sulla guida alla città. Stefano è stato molto gentile a dirci di andare a Chernobyl, vero? Sì, lì ha detto che preferisce vedere le fotografie, però. Perché nonostante sia una specie di fotoreporter, anche lui, come noi, ha detto che preferisce fare le foto alla fuga nei locali di Chernobyl. Invece noi no.
salute. Aspetta, c'è qualcosa che inizia con P. Paperino? No, vabbè, per dire uno infatti, vabbè, sì. Ma è lo zio di qui e qua e tu devi dire no, non è Paperino. Quindi così, dopo noi andiamo avanti a fare le domande. Però quando tu non riesci a dire che non ti viene una cosa che inizia per. Che non capisci cosa ti diciamo noi, cosa, a cosa alludiamo noi, tu dopo devi dire la seconda lettera dell'oggetto che hai pensato, del personaggio a cui hai pensato. Dopo quanto? Cioè, tipo se te non capisci che lo zio di Figo qua è Paperino e dici no, non è scade il tempo, diciamo 30 secondi così immaginati, dopo devi dire la L, dopo tu hai detto P, allora noi sappiamo che inizia per PL, no? Ma dopo che tutti hanno... Allora dopo dici ma è quel materiale radioattivo e tu devi dire no, non è il plutonio. E qui si va avanti, finché uno non arriva a dire ma è Pluto, e tu sì è Pluto. E si muove. Beh, adesso è più facile farlo che spiegare. Vedi le telecamere. Da besato bisogna dire. Tanto che le foto ho gradato adesso. Allora, la prossima volta quando partiamo da prendere cosa ad Odessa, prendiamo le cose da una griglia a una griglia. Diamo una griglia per una foto. Eh sì, oppure anche se compriamo bisogna adesso. Dovrebbe nascosto nella tendina, quindi. Guarda, siamo gli unici che abbiamo la tendina bassa. Città qua ci mettiamo. Non ci arriviamo, cioè. Ah, non è vero che è piena di croce e di santini, quindi può darsi che effettivamente.
certo, lì cosa c'entra prima. Niente prima di arrivare.
Спасибо.